5 serie TV sull'amicizia tra donne da vedere in streaming sulle piattaforme Netflix e Now TV. In questo video vi consiglieremo delle serie TV che parlano proprio dell'amicizia tra due o più donne e che ci hanno molto appassionato e vogliamo parlarvene per consigliarvi, insomma, qualcosa da guardare questa sera. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al nostro canale YouTube potete farlo attivando la campanellina sul canale di Ciak e Azione. La prima serie TV che vi consiglio è L'estate in cui imparammo a volare. Su Netflix trovate tutte e due le stagioni ed è una serie che inizia e si conclude alla fine della seconda parte della seconda stagione. Tratta da due libri, una serie molto bella, molto commovente, che parla di Kate e Tally e ripercorre tutta la loro storia fin da quando erano bambine. Si conoscono negli anni 70 e attraverso le vicissitudini della loro vita, ma anche dei drammi che affronteranno crescendo e quindi alle porte dell'età adulta, con gli amori finiti, gli amori che invece sono andati avanti, riusciranno sempre a tenere vivo quel rapporto di amicizia che spesso però invece viene messo alla prova e che si interrompe nella quotidianità tra due donne. Una serie che consiglio tantissimo, Kate e Tally fantastiche, una aveva fatto Grey's Anatomy, l'altra l'avevamo vista in Scrubs, e sono due attrici che sono tornate prepotentemente a interpretare questa bellissima serie da vedere su Netflix. Dead to Me, Amiche per la morte, una serie che trovate su Netflix in 3 stagioni e che inizia da un fatto, un incidente nel quale perde la vita un uomo, il marito di una delle due protagoniste, Jen, e la donna non riesce a capacitarsi, a riprendersi dall'improvvisa morte del marito avvenuta in questo incidente stradale e partecipa ad un gruppo di ascolto dove incontra questa donna dolce e sorprendente, Judy, e inizialmente le due donne non si rivelano tutti i loro segreti, anche perché ci sarà da scoprire tantissime cose a dir poco sconvolgenti nelle due storie di queste due donne. Ed è una serie che esplora l'amicizia femminile in un modo però diverso rispetto all'estate in cui imparammo a volare. Qui ci sono colpi di scena e ci sono anche misteri da risolvere e soprattutto la morte del marito di Jen che insomma sarà il fulcro della trama per tutte e tre le stagioni. Vi consiglio di vederla su Netflix, anche questa molto commovente, molto appassionante ed emozionante. Passiamo alla terza serie che vi consiglio oggi, Grace e Frankie. Una serie di 7 stagioni con Jane Fonda che trovate sempre su Netflix e che parla di Grace e Frankie, appunto due amiche nemiche che si conoscono da tanti anni con i rispettivi mariti, ma che non si potevano vedere, come si suol dire, insomma, non andavano molto d'accordo e a un certo punto i loro mariti fanno coming out, lavorano come avvocati, sono soci in affari, ma hanno una relazione che dura da tantissimi anni. Loro, le due donne sconvolte, instaurano questa amicizia che dà anche, insomma, forza alle due per andare avanti e superare questo piccolo grande trauma. Grace e Frankie la trovate sempre su Netflix. Passiamo a Il colore delle magnolie. Ci sono 2 stagioni su Netflix e è tratta da una collana di libri. Sono ben 11 libri e ogni libro parla di un personaggio diverso. La serie si concentra sulle vicissitudini di 3 donne che sono amiche fin dal liceo e che devono districarsi nella vita lavorativa, nelle relazioni amorose, nella carriera e sarà interessante capire come andrà a finire questo loro rapporto, anche perché avevamo parlato di 3 serie che si basavano sull'amicizia fra due amiche, due donne. In questo caso ne abbiamo 3. Ma passiamo all'ultima serie TV che vi voglio consigliare, che è Big Little Lies, una serie che non trovate su Netflix in questo caso, ma trovate su Now TV, su Sky, e qui abbiamo più di 3 amiche, anche se le 3 protagoniste, se vogliamo, sono Reese Witherspoon, Nicole Kidman e Shailene Woodley, e sono 3 grandi attrici, anche perché c'è un cast di tutto rispetto in una serie che già dal titolo, insomma, fa capire che è una sorta di thriller drama
Piccole grandi bugie sono le piccole grandi bugie che diciamo tutti nella nostra quotidianità, anche con persone con cui abbiamo un rapporto forte, un legame forte, ma che ci sono alcune cose che ci accadono che non riusciamo proprio a raccontare. È una serie che esplora tantissimi argomenti, la violenza domestica, c'è una grande Nicole Kidman, una parte che mi ha molto stupito, con un bel colpo di scena finale. E Shailene Woodley, che è una madre single che deve crescere questo bimbo e con tutte le difficoltà economiche e insomma lavorative che si porta dietro. Una serie super consigliata, Big Little Lies, e nella seconda stagione c'è la new entry di Meryl Streep a impreziosire tutta la serie TV. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste 5 serie TV, se le avete già viste tutte o se ne avete altre da consigliare ai ragazzi che ci seguono. Scrivetemele nei commenti, iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate la campanellina. Io vi do appuntamento al prossimo video su Ciak e Azione.